quando mi insediai, per celebrare, diciamo, il cinquantenario del governo Milazzo, che risaliva al 1958, e quindi a 50 anni nel 2008, che fu l'anno del mio insediamento, a fine anno, promossi un dibattito di grandissimo valore e di grandissimo interesse, al quale parteciparono alcuni protagonisti, due dei quali, ad esempio, a proposito dei libri che ho ritrovato, non ci sono più perché sono scomparsi. Uno, ad età avanzatissima, che era Mimì La Cavera, l'allora presidente storico di Sicindustria dell'era a Milazzo, uno di quelli che fiancheggiarono Milazzo, che sul fronte imprenditoriale, industriale, assecondarono quell'esperienza autonomista, è morto in tarda età, non so se pare avesse 90-95 anni. Io sono andato a trovarlo a casa, nella bella casa sua di via Libertà, un uomo straordinario, vivacissimo, intelligenza veramente quasi unica. Nonostante l'età, i ricordi, le sue amicizie, le sue esperienze di vita, francamente erano molto 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 interessanti. E a proposito di Mimì La Cavera, mi sono ritrovato tra le mani questa bellissima intervista di una giornalista che non c'è più neppure lei, Marianna Bartoccelli, a Mimì La Cavera, che allora lei chiama con quello che era il suo soprannome di Nuvola Rossa. Primo presidente di Sicindustria, che poi fu ovviamente anche così stigmatizzato da Sicindustria per le sue posizioni autonomiste e tutte orientate, cosa che poi non è capitata molto spesso, per la verità, non sempre almeno, verso l'interesse dei siciliani. Dell'altro libro ho già detto, ed è questa intervista, questa storia di Milazzo, scritta dal giornalista Felice Chilandri. Questo è stato della casa editrice Parenti, che non so se ancora esiste, mentre Nuvola Rossa è di Flaccovio e si trova sicuramente ancora in libreria. Flaccovio, libreria storica e casa editrice palermitana. Felice Chilandri, questo io credo che sia un libro molto raro, che non si trova neppure più, che io ho letto, addirittura mi sono permesso di imbrattarlo sottolineando con la biro alcune cose che mi sono sembrate veramente interessantissime. Ci sono anche delle belle fotografie, e certo non c'era Milazzo al nostro convegno del 2008, ma venne la figlia, che io ho sentito qualche mese fa, che mi riprometto di andare a trovare in quello che fu, diciamo, il luogo di una sorta di esilio di Silvio Milazzo, la sua proprietà, il suo feudo in Contrada Noce, dove vive la figlia. E poi il terzo libro è invece quest'altro, Il sogno mediterraneo, è l'intervista di Carollo a Ludovico Corrao, che purtroppo, come sapete, è scomparso qualche anno fa perché un suo collaboratore extracomunitario lo pugnalò. Con Ludovico Corrao, che anche lui partecipò a quel convegno, poi avevo la possibilità, in un albergo palermitano che lui frequentava molto spesso, di incontrarmi, e anche qui sono andato a trovarlo, anche ovviamente alla Fondazione Orestiadi a Gibellina. Lui è il promotore di quella rinascita culturale, artistica di Gibellina, dove dopo il terremoto della Valle del Bedice lui chiamò a raccolta, ebbe la forza, il prestigio ovviamente che la persona aveva, straordinario, di chiamare i più grandi artisti contemporanei che in quell'area hanno lasciato le loro straordinarie opere d'arte. Questi erano tre protagonisti di quella stagione, che fu la stagione di rottura con i partiti politici nazionali, soprattutto con la Democrazia Cristiana, alla quale apparteneva
Milazzo, e forse qualcuno lo sa, apparteneva anche Corrao, che poi fu politicamente impegnato come indipendente di sinistra nel Partito Comunista. Ma Corrao era democristiano, e la cosa che pesò di più, credo, sia a Corrao che a Milazzo, si legge ovviamente nelle tante opere che ci sono venute per le mani, come erano cattolici praticanti entrambi. Milazzo rimase tale ancora per tanto tempo, poi vi dico di una piccola esperienza che personalmente anch'io ho vissuto, fu che furono scomunicati, perché allora eravamo a 10 anni dal 48, quando ci fu la epica battaglia tra comunisti e democristiani, e il 18 aprile del 48 la Democrazia Cristiana conquistò la maggioranza assoluta dei parlamentari, eppure diede vita a un governo di coalizione. Allora chiaramente la Chiesa Cattolica ebbe una parte importante, i comitati civici di Jeddah, e chi si alleava con i comunisti andava incontro alla scomunica. Milazzo rimase legato alla Chiesa, io non so, non credo Corrao, per la verità, anche se sicuramente sarà rimasto credente anche lui.